bentornati a quest'altra nuova puntata. Oggi noi torneremo a vedere un altro titolo sulla console a 32 bit Sega, il Sega Saturn. Ma vi dico soltanto una cosa: chi è che si è messo a cantare questo tema musicale? Game over, yeah! Ovviamente lo capirete subito cos'è. È questo! Un titolo che non dovete assolutamente perdervi, gente! Buona visione! Sapete che nel mondo dei videogiochi, quando arrivò Ridge Racer, prima in arcade e poi su PlayStation, cambiò radicalmente il modo di fare videogiochi corsistici? Ebbene, non è che Sega era rimasta a guardare. Sempre nello stesso periodo, era arrivato, prima in arcade, poi portato su Sega Saturn, un gioco che ancora oggi, nonostante sia un po' vecchio, continua a fare la sua bella figura. Si chiama Sega Rally Championship. Vedremo la versione portata sulla console 32-bit Sega. Vedrete che capolavoro che è. Sega Rally Championship. La storia in questo gioco non c'è, d'altronde è un titolo corsistico arcade e in questo genere di giochi le storie non esistono. Ma vediamo invece gli aspetti tecnici. Grafica, com'è secondo voi? Se avete visto il cabinato, era veramente incredibile, sembrava di avere davanti quasi un Dreamcast dalla grafica, ma portarlo su Sega Saturn non è stato molto semplice. E infatti il team di programmazione AM2 ha fatto un ottimo lavoro. Hanno certamente fatto scendere la qualità dell'HD, ma abbiamo ambientazioni che sono ben realizzate con texture molto dettagliate e anche con ottimi effetti di luce e ombra, e anche per quanto riguarda le automobili, anche se sono povere nei dettagli, dico soprattutto le nostre auto avversarie, tranne le nostre che utilizzeremo, sono molto realistiche, molto dettagliate, poligoni sono pochi ma sono ben nascosti dei colori e dal loro fascino, e soprattutto anche una cosa molto rilevante è la stabilità dei frame al secondo. Sempre stabile sui 30, non c'è mai un rallentamento, neanche nelle situazioni più concitate. Insomma, una grafica che fa ancora oggi la sua bella figura. Invece sul lato del sonoro, che dobbiamo dire di Sega Rally Championship? È incredibilmente bello, abbiamo effetti sonori molto ben studiati e curati che sfruttano bene i chip audio della console Sega Saturn, e anche per quanto riguarda le voci del navigatore in lingua inglese, anche esse sfruttano molto bene i chip audio della console Sega Saturn, anzi sono molto fluide e molto dettagliate, senza fronzoli. Ma il vero pezzo forte sono le musiche di accompagnamento di sottofondo, sono tutti brani tendenti al pop, al techno e all'hard rock anche, e sono delle ottime musiche che faranno diventare l'azione molto frenetica, facendo diventare il gioco ancora più divertente che mai. Un sonoro che è bellissimo. Invece, cosa dobbiamo dire della giocabilità di Sega Rally Championship? Ci sono presenti tre automobili: la Toyota Celica GT4 del 1995, la leggendaria Lancia Delta HF integrale del 94 e anche
la storica Lancia Stratos degli anni 70, che è un'auto sbloccabile. In pratica noi abbiamo tre modalità di gioco: campionato, prova a tempo e due giocatori. Dovete tenere presente che la modalità campionato noi dobbiamo fare tre circuiti, una ambientata nel deserto, una nella foresta e una in montagna. Se arriviamo primo nella terza gara, facciamo un tracciato segreto che è nel lago. E in pratica noi abbiamo davanti 15 automobili, partiamo ultimi dal primo percorso e dobbiamo superarle tutte. E nella modalità opzioni possiamo fare o un solo giro per corsa oppure addirittura tre giri per gara, ma il mio consiglio è fare un solo giro per gara, perché così riusciremo a superare più facilmente gli altri avversari, perché se facciamo tre giri i nostri avversari vanno molto avanti e faremo tanta di quella fatica per recuperare e cercare di superarli tutti. E cosa dobbiamo dire? L'intelligenza artificiale dei nostri avversari è basilare, certo, ma è molto difficile raggiungerli e superarli, perché ogni tanto anche loro continueranno a superarci di continuo, ma questo dipende anche e soprattutto dal nostro stile di guida. E infatti, se guidiamo molto bene nei tre tracciati, anzi quattro, riusciamo a vincere facilmente questo maledetto campionato. Invece nella modalità prova a tempo, lì gareggiamo da soli contro il tempo. Se invece giochiamo nella modalità due giocatori, lo schermo viene diviso in due, certamente, e dovete tenere presente che scenderanno un po' i dettagli, la fluidità scende appena appena, ma il divertimento è sempre alto. Il consiglio è di provarlo assolutamente questo titolo, che è uno dei titoli che fecero un po' impennare le vendite del Sega Saturn. E se non lo sapete, la serie di Colin McRae Rally si è un po' ispirata a questo titolo corsistico arcade. Se non l'avete mai trovato per Sega Saturn, potete provarlo per PC Windows 95, c'è anche per Game Boy Advance, c'è anche per Dreamcast e anche per PlayStation 2, ma sono stati rilasciati solo in Giappone, qua non sono mai arrivati, peccato. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima recensione, ciao! Very long, easy left.